È uno dei settori in cui i lavoratori accusano di più i segni di un lavoro faticoso e logorante. Negli ultimi anni, nel settore dell'edilizia, il numero di operai che va incontro a patologie osteoarticolari, fonte di rinunce o limitazioni nella vita quotidiana e lavorativa, è cresciuto esponenzialmente, oltre 281 nel biennio 2010-2012. Per contrastare questo fenomeno, INAIL, ASL 2 e Comitato Paritetico Territoriale, con la collaborazione della Libertas Lucca, hanno ideato un progetto denominato Edilizia in Palestra, presentato nel corso di una conferenza stampa dai soggetti promotori. I lavoratori sono stati i protagonisti di un ciclo di incontri in cui hanno imparato le tecniche di prevenzione per ridurre gli effetti dovuti ad un sovraccarico delle strutture ossee e muscolari, ma anche appreso alcuni esercizi ginnici per rafforzare e allungare muscoli e tendini. Al primo anno del progetto hanno aderito 31 lavoratori di età compresa tra i 24 e i 59 anni. Nel 67% dei casi si sono riscontrati effetti molto positivi, soprattutto in coloro che ancora non soffrivano di particolari patologie. Visto il successo, il progetto sarà riproposto anche in autunno. È già possibile iscriversi adesso telefonando al CPT al numero 0583 55 55 5.